picchia e perseguita la moglie. Dopo mesi arriva la denuncia della donna, arrestato 23enne marocchino. Sequestrati oltre 4.000 articoli contraffatti e non sicuri, arrestati 4 cittadini stranieri per ricettazione. Movida notturna, preoccupazione tra negozianti e residenti, Confesercenti chiede il DASPO urbano. Erosione a massa, Fratelli d'Italia contro il maxi piano della regione. Regolarizzare i monopattini elettrici, arriva la proposta del consigliere regionale PD Bugliani. Chiamata multimediale, il nuovo servizio del numero unico di emergenza per ricevere la posizione esatta di un utente. Cari politici, parlamentari, se volete bene davvero al vostro paese, non distruggete le 900 operose radio e TV locali. Semmai aiutatele a resistere alla chiusura dovuta all'azzeramento della pubblicità e le angherie dell'apparato dirigenziale di Viale America. L'Italia ha una rete di comunicazione locale inestimabile, non venga distrutta come fatto con gran parte delle imprese artigiane. Ci auguriamo che il ministro Giorgetti abbia un ripensamento e riveda con urgenza il DPR 146 del 2017 e non costringa a chiudere più di 900 emittenti locali. Momento terribile, ma non molliamo e spero che voi siate con noi. L'informazione locale è un patrimonio culturale che non va perso. Allora, buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del telegiornale di Antenna 3. Picchia e perseguita la moglie italiana. Arrestato dai carabinieri di Massa, un 23enne di origine marocchina. Dopo mesi è stata la donna a denunciare il marito violento. Sentiamo la cronaca di Alice Spadoni. È stato arrestato dai carabinieri di Massa un 23enne di origini marocchine responsabile di aver maltrattato per diversi mesi la moglie italiana. Nonostante la giovane età e un figlio nato dal loro matrimonio, nel corso degli ultimi mesi, l'uomo aveva infatti iniziato a manifestare un comportamento sempre più violento e ossessivo nei confronti della moglie, costretta a subire continue offese, minacce e venendo talvolta anche malmenata. La donna, temendo per la propria incolumità nelle settimane scorse, si è allontanata dalla sua abitazione massese, trovando rifugio in un'altra provincia. Nonostante ciò, l'uomo ha continuato la sua condotta vessatoria, perseguitandola telefonicamente e minacciandola ripetutamente di morte. Il giovane ha così atteso il ritorno della moglie nel capoluogo apuano, dove, una volta raggiunta, ha ripreso le sue condotte violente nei confronti della donna, che, giunta ormai allo stremo, ha trovato la forza di rivolgersi ai carabinieri in cerca di aiuto, raccontando la lunga serie di violenze subite. Grazie alla denuncia della donna è stato possibile richiedere al GIP l'emissione di una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato, in relazione alla particolare gravità del caso. L'uomo è stato dunque rintracciato presso la sua abitazione e, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la locale casa di reclusione per essere tenuto a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha disposto l'arresto. È stato arrestato un pensionato di 65 anni di origine pugliese, residente a Carrara, colto in flagranza di reato mentre visionava materiale pedopornografico scaricato da una piattaforma utilizzata per il download di musica. Il pensionato era infatti in possesso di oltre 120 file video per un totale di 18 GB. L'operazione si è svolta a livello nazionale e ha portato a 21 perquisizioni e a 13 arresti, di cui 2 in Toscana. L'inchiesta, partita dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha visto coinvolti gli agenti di polizia postale di 13 città diverse: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Torino e Trento. Per quanto riguarda le 21 perquisizioni, sono state denunciate 21 persone per reati afferenti alla pornografia minorile, tra questi laureati, liberi professionisti e pensionati. Ed è stato convalidato l'arresto di 10 ultras della Carrarese e della Massese coinvolti nella rissa di sabato scorso ad Avenza, prima della partita
tra la San Marco di Evenza e la Massese. È stato disposto però solo l'obbligo di firma e non gli arresti domiciliari come richiesto dalla Procura. Un ultras giallo-azzurro inoltre era già stato sottoposto ad ASPO e per lui è scattato anche l'accusa di violazione del provvedimento di autorità. Gli ultras dovranno adesso presentarsi alle forze di polizia il sabato, la domenica, il lunedì e nei giorni delle partite della Carrarese, della Massese e della San Marco, 15 minuti prima dell'inizio della gara, 15 minuti prima della fine e 15 minuti dopo. Il processo è stato fissato per il prossimo 26 gennaio. Nel frattempo le indagini andranno avanti per identificare anche tutti gli altri tifosi coinvolti. Sono stati sequestrati oltre 4.000 prodotti contraffatti e non sicuri dalla Guardia di Finanza di Marina di Massa, arrestati 4 cittadini stranieri per contraffazione e ricettazione. Sono stati sequestrati dagli agenti della Guardia di Finanza di Marina di Massa oltre 4.000 articoli contraffatti e privi degli standard minimi di sicurezza e quindi potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori. Si parla dunque di articoli di pelletterie, calzature, occhiali ed altri accessori per abbigliamento di note marche come Gucci, Prada, Nike e Chanel. I controlli sono stati svolti dalle Fiamme Gialle durante il periodo estivo sul litorale della provincia, all'esito dei quali sono stati denunciati per contraffazione e ricettazione 4 cittadini stranieri. In alcuni casi, invece, non è stato possibile identificare gli autori del reato, in quanto i venditori, alla vista dei finanzieri, si sono dati alla fuga abbandonando la merce sul lungomare. I fenomeni di contraffazione e abusivismo commerciale sono connotati da particolare pericolosità economico-finanziaria. A causa della contraffazione viene infatti alterata la libera concorrenza di mercato, erodendo significativamente i margini di guadagno degli operatori economici che agiscono nella legalità, con conseguente riduzione dell'occupazione e del gettito erariale destinato all'erogazione dei servizi essenziali al cittadino. La produzione e la commercializzazione dei prodotti contraffatti si traducono quindi in un rilevante danno per il Made in Italy. Movida notturna, Hamas, preoccupazione tra negozianti e residenti. Confesercenti chiede l'utilizzo del DASPO urbano e la verifica delle norme di somministrazione di alcolici. L'obiettivo è una movida responsabile. Vediamo. Grande preoccupazione tra i negozianti e i residenti per l'escalation di violenza nelle ore serali nelle zone di aggregazione del centro storico, soprattutto nelle zone adiacenti a Piazza Mercurio. A dare l'annuncio sono stati il presidente di Confesercenti Massa Stefano Gazzoli e il presidente FIEPET Massa Carrara Francesco Bennati. Schiamazzi, molestie e risse, una situazione che secondo i due presidenti sta compromettendo non solo la vivibilità civile del centro storico ma anche la sua capacità produttiva. Gazzoli e Bennati hanno inoltre sottolineato i problemi di decoro e sicurezza per gli avventori e per i ristoratori, che spesso si trovano coinvolti a sedare risse e a gestire situazioni di tensione che mettono a rischio sia la loro incolumità che quella dei loro dipendenti. La situazione inoltre, stando a quanto riportato dai due presidenti, sta causando una riduzione oggettiva della clientela, soprattutto di famiglie. Crediamo che il superamento di questa escalation non si fermi con azioni ad hoc estemporanee, hanno dichiarato i due, come troppo spesso siamo abituati a vedere, ma con la costruzione di un percorso condiviso che passa per un controllo del territorio delle forze dell'ordine, coadiuvato con un percorso di educazione e rispetto del divertirsi e di quello che è definito bere consapevole. Gazzoli e Bennati hanno però voluto precisare che la responsabilità non può essere scaricata sull'intera collettività di esercenti. Secondo i due, inoltre, la proposta di contingentare la piazza oppure che gli esercenti stessi debbano assoldare polizia privata non è la giusta soluzione. Chiediamo di utilizzare il DASPO urbano in maniera decisa, hanno concluso Gazzoli e Bennati, e al contempo garantire una verifica seria del rispetto delle norme di somministrazione alcolici. L'obiettivo è dunque quello di raggiungere una movida responsabile.
Il consigliere comunale di Massa Stefano Alberti si è espresso in merito alla raccolta differenziata nel quartiere di Poggi e Quercioli. Secondo il consigliere, infatti, la raccolta differenziata si è trasformata in un incubo per abitanti e residenti. Come dichiarato Alberti, dalla mattina alla sera sono scomparsi i cassonetti stradali, lasciando i cittadini completamente ignari sulle nuove modalità di smaltimento dei rifiuti. Solo grazie al passaparola molti cittadini hanno saputo di dover ritirare il tesserino per il conferimento nelle isole ecologiche, recandosi presso Asmiu in via dei Limoni a Massa. Ma non è finita qui. Non sarebbe infatti chiaro quali utenze fanno riferimento alle isole ecologiche, in quanto anche nella stessa strada ad alcuni hanno consegnato la tessera e ad altri no. Secondo il consigliere, dunque, non si capisce quale sia la procedura delle attività commerciali, dato che non hanno consegnato i bidoncini della raccolta differenziata in alternativa all'uso delle isole ecologiche. Parliamo dell'erosione a Massa. Il consigliere regionale Fantozzi risponde all'affermazione dell'assessore Monni. La regione annuncia un maxi piano, ma i lavori non partono. Ci dice di più Rocco Lanza. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vittorio Fantozzi alza la voce in merito alle recenti affermazioni dell'assessore Monni sul tema dell'erosione, affermazioni che hanno fatto arrabbiare non poco il consigliere, quotidianamente aggiornato sui fatti dal capogruppo provinciale Marco Guidi e dalla candidata sindaca di Montignoso Manuela Iazzi. La risposta dell'assessore regionale Monni alla nostra interrogazione è da burocrate, fatta di richiami a normative e senza una presa di posizione precisa, ha dichiarato Fantozzi. Tutta una serie di rimandi, uno scaricabarile sui comuni e soprattutto si accenna soltanto a interventi strutturali. Argomento di maggiore discussione è il maxi piano regionale e sulla questione Fantozzi chiede interventi immediati. Il maxi piano del 35 milioni annunciato è solo sulla carta e l'assessore Monni continua a promettere che le risorse arriveranno, ha proseguito. Servono subito interventi, le risorse non possono restare per sempre in un cassetto e da Poveromo il rapacimento è bloccato mentre il mare continua a mangiarsi la costa. Inoltre, sulle attività di ripristino del litorale massese, hanno dichiarato da Fratelli d'Italia che 2,5 milioni destinati dal piano regionale non bastano a dare il necessario apporto di sabbia. Nel documento elaborato dai comuni di Massa e Montignoso, dalla provincia e dai balneari, infatti, si evidenzia la mancanza di 200,000 metri cubi di sabbia da distribuire su 2,5 chilometri di costa. E sempre sulle affermazioni dell'assessore regionale Monni in tema di erosione, la Lega di Massa ha voluto ribadire la propria posizione. In particolare hanno ritenuto gravissime le parole dell'assessore. Le violente mareggiate di questi giorni hanno creato ulteriori danni al litorale massese e tra gli operatori turistici vige molta preoccupazione. A questo proposito la Lega esprime il proprio dissenso sulla mancanza di progettualità da parte della Regione. Si richiedono fatti e non parole, hanno affermato. È ormai pronto per approdare in Consiglio Comunale il nuovo piano di classificazione acustica del Comune di Carrara, lo strumento di pianificazione territoriale attraverso il quale il Comune suddivide il proprio territorio in zone acusticamente omogenee, a ciascuna delle quali corrispondono precisi limiti da rispettare e obiettivi di qualità da perseguire. Il nuovo testo è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità, a valutazione ambientale strategica, la VAS, ed è quindi stato inviato agli enti competenti per l'acquisizione dei necessari pareri. Dopo l'ultimo step in Commissione 8, siamo pronti ad approvare in Consiglio Comunale, ha spiegato l'assessore all'ambiente Sara Scaletti. Regolarizzare i monopattini elettrici per poter circolare su strade urbane ed extraurbane è questa la proposta di legge del consigliere Giacomo Bugliani su iniziativa del presidente Giani. Regolarizzare i monopattini elettrici per poter circolare sulle strade urbane dove è consentita la circolazione dei velocipiedi e sulle strade extraurbane se c'è una pista ciclabile. Potranno essere guidati da tutti coloro che hanno compiuto il 14° anno di età senza alcun tipo di patente. Il minorenne però dovrà indossare il casco protettivo. È in questo quadro che la Giunta regionale ha presentato ieri in Commissione Affari Istituzionali presieduta da Giacomo Bugliani la sua proposta di legge nata su iniziativa del presidente Eugenio Giani e dell'assessore Stefano Baccelli.
Lo scopo è quello di giungere alle migliori condizioni di sicurezza stradale per la cosiddetta mobilità debole e per rafforzare la prevenzione sanitaria con misure precauzionali a tutela dei pedoni e dei conducenti. Viene previsto inoltre uno specifico monitoraggio sugli incidenti, che sarà utile per la raccolta di dati prevista dalla normativa nazionale e sarà utilizzata anche per la pianificazione regionale. La proposta di legge prevede che in presenza di particolari caratteristiche strutturali dei percorsi dell'ambiente urbano, con un elevato rischio di collisioni o cadute accidentali, la Regione, le province nelle strade di pertinenza e i comuni nei centri abitati provvedano a regolare la circolazione dei monopattini elettrici con specifiche prescrizioni per la protezione del conducente, compreso l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo. Per i tratti di strada non comunali che attraversano i centri abitati, i comuni adottano i relativi provvedimenti previa acquisizione del parere della Regione o della Provincia. Per le strade regionali, le prescrizioni sono adottate con ordinanza del Presidente della Giunta regionale. Per il terzo anno consecutivo, il Collegio regionale FIAIP ha presentato una fotografia sull'andamento del mercato immobiliare dell'intera regione toscana relativamente all'ultimo trimestre 2020. Nel centro storico di Massa, per quanto riguarda gli immobili, si va da un minimo di 2.300 euro al metro quadro ad un massimo di 2.800 euro, cifre che diminuiscono sensibilmente spostandosi nelle aree limitrofe al centro e in periferia. Per quanto riguarda Carrara, invece, i valori del centro città si confermano più bassi, oscillando da un minimo di 1.300 ad un massimo di 1.600 euro al metro quadro. Le quotazioni si abbassano ulteriormente in località come la Lunigiana, dove la valutazione media per un immobile residenziale non di lusso ha, nel primo caso, un valore minimo di 600 euro ed un valore massimo di 1.400 euro al metro quadro. In arrivo Geolander, una mappatura dei numeri civici nel comune di Montignoso. Circa 700 milioni di punti rilevati, una capacità di precisione sotto i 10 centimetri e oltre 20.000 fotografie dell'intero territorio. Come ha spiegato il vice sindaco Raffaello Gianfranceschi, si è arrivati a conclusione di un percorso nato 2 anni fa che partiva dall'esigenza di aggiornare la numerazione civica. Lo studio si è infatti svolto tra il 2019 e 2020 e ha portato alla mappatura totale di tutti i numeri civici, arrivando a coprire 89 chilometri di strade comunali. E adesso occupiamoci della chiamata multimediale, il nuovo servizio per il numero unico di emergenza toscano 112. Grazie a questo servizio l'operatore potrà ricevere la posizione esatta dell'utente e inoltrare una videochiamata. Il numero unico di emergenza toscano 112 si arricchisce di un nuovo servizio, ovvero la chiamata multimediale, progettato per accompagnare il cittadino durante il processo di localizzazione ed identificazione dell'emergenza. Alla chiamata classica è dunque affiancata la possibilità di ricevere direttamente dal telefono l'esatta posizione ed inoltrare anche una videochiamata all'utente. Grazie al servizio che è stato attivato il 6 settembre scorso, l'operatore potrà dunque tracciare in tempo reale gli spostamenti dell'utente che necessita di un rapido soccorso. Il processo di attivazione avrà inizio con la chiamata del cittadino verso la centrale operativa. Poi, una volta che questa è presa in carico da parte dell'operatore, in seguito all'intervista preliminare, il sistema attiverà un canale di comunicazione col cittadino tramite l'invio di un SMS contenente un link web sul dispositivo mobile del chiamante. La semplice apertura della connessione permetterà di fatto all'operatore di ricevere non solo la posizione del chiamante on demand, ma anche di poter avviare una diretta streaming col chiamante, ricevere contenuti multimediali già presenti sul dispositivo, scattare foto in tempo reale da parte dell'utente, ricevere lo stato della batteria, gestire le funzionalità del servizio da remoto, inviare procedure al cittadino e molto altro ancora. In una fase successiva, inoltre, verrà integrata la possibilità di scambiare file già in possesso dell'utente, di esportare dati come log, chat, allegati e video registrati, o accedere da remoto al dispositivo mobile per la registrazione di tutti i flussi video, o avere uno streaming video adattivo, ma soprattutto si potrà procedere all'attivazione di una videochiamata tra operatore e utente. Gianni Becchelli è il nuovo presidente di Autolinee Toscane. Il cambio ai vertici avviene in un momento particolarmente importante per la società, che tra poche settimane sarà chiamata a gestire il trasporto pubblico su gomma nell'intera regione.
E c'è il rinnovo dei vertici anche nelle categorie di Confimpresa Massa Carrara. A rappresentare il settore dell'estetica è Roberta Pennoni. L'obiettivo di Confimpresa è quello di rinnovare in breve tempo tutti i rappresentanti delle numerose categorie che aderiscono all'associazione. Ringrazio Confimpresa per la fiducia dimostrata nei miei confronti, commenta Pennoni. Le idee da mettere in campo sono molte. In primis vorremmo organizzare dei corsi mirati per incentivare l'interesse dei vari centri estetici presenti sul territorio. C'è la pubblicità, ma vi aspetto in studio per le altre notizie. A tra poco. Tutto gare rent. Noleggio di auto, furgoni, minibus e 9 posti per ogni esigenza del cliente, anche a GPL e con gancio di traino. Servizio operativo con telefono dedicato 333-3228-838. Attivo 24 ore. Tutto gare rent. A Massa, in via Aurelia, nei pressi della rotatoria di via Oliveto. Prima della festa per zia Pina e tu sei sempre lì con quel tablet. Piante da sistemare, muri da tinteggiare, la parabola da montare. Già fatto. E come? Noleggiando tutta l'attrezzatura da Italnolo. Resta solo la festa. Fatto anche questo. Ora manca solo zia Pina. L'hanno già noleggiata. Tutti possono rivolgersi a Italnolo. Ci sono nuove prelibatezze gastronomiche massesi ammesse al registro DECO. Tra i prodotti locali presenti il tortello, il pane di San Carlo e altro ancora. Sentiamo. Ancora prelibatezze enogastronomiche massesi nel registro DECO. La Commissione per l'attribuzione del riconoscimento ha ammesso al registro altri piatti tipici della cucina massese, un mix tra cultura e tradizione. A dichiararlo è stato l'assessore alle attività produttive Paolo Balloni martedì scorso. È volontà dell'amministrazione comunale, commenta l'assessore, valorizzare non solo i prodotti enogastronomici ma anche quelle sagre che storicamente propongono tipicità locali. Significativo il fatto che per la prima volta viene riconosciuta la denominazione ad una sagra come quella della Pattona di Pariana, ma anche a prodotti tradizionali. Oltre alla Pattona, quindi, tra le specialità presenti nel registro DECO ci saranno il tordello e la lasagna stordellata massese, il pane di San Carlo, la caciotta di Antone e molto altro. I prodotti DECO stanno diventando sempre più numerosi, ha proseguito Balloni, ed è positivo il fatto che il territorio abbia compreso l'importanza dell'iscrizione nel relativo registro indispensabile per partecipare agli specifici percorsi di valorizzazione e promozione. Cibo equivale a cultura. Questo significa che la tradizione massese entra a far parte della cultura gastronomica nazionale con i suoi prodotti prelibati. E restiamo in tema perché si parla ancora di cucina. La cucina di Ila si tinge dei colori e dei sapori dell'autunno. Da questa sera la nostra Ilaria Borghini ci delizierà con ricette dai profumi autunnali, quindi funghi, zucca, porri, castagne. E questi sono solo alcuni degli ingredienti che porterete sulle vostre tavole. Siete curiosi? Partiamo infatti questa sera con la prima ricetta della rubrica In cucina con Ila, cucina autunnale. Risotti cremosi, zuppe saporite, secondi prelibati, dolci profumati. L'autunno è la stagione giusta per riaccendere forno e fornelli e preparare ricette squisite. E sono tanti gli ingredienti che questa stagione, la più bella e colorata, ci regala.
funghi, zucca, castagne, porri, radicchio, sedano, prugne e molte altre prelibatezze che colorano la nostra tavola. Non sapete cosa cucinare? Ogni mercoledì vi svelo una ricetta autunnale molto molto buona. Partiamo con il risotto di radicchio rosso e profumo di rosmarino, una ricetta delicata e deliziosa e soprattutto velocissima da preparare. Ecco cosa vi occorre. Ingredienti: 120 g di riso, un radicchio rosso, due spicchi di aglio, un rametto di rosmarino, un pizzico di sale, meglio se rosa, olio extravergine di oliva, brodo vegetale. Procedimento. Lavate e tagliate il radicchio rosso e intanto in una padella scaldate l'olio con il rosmarino e l'aglio per un minuto. Aggiungete il radicchio e fatelo appassire a fiamma media. Unite anche il riso e fate tostare per 2 o 3 minuti. Versate il brodo vegetale e fate cuocere a fiamma bassa secondo i minuti del riso che avrete scelto e aggiustate di sale. Ricordatevi di mescolare ogni tanto per evitare che il riso si attacchi. A cottura ultimata aggiungete un po' di rosmarino tritato ed ecco che il vostro risotto è pronto. A tavola durerà pochissimo. Appuntamento al prossimo mercoledì con una nuova ricetta dal profumo autunnale. Dal 24 al 26 settembre prossimi la prima edizione del Creativity Forum Carrara for the UNESCO Creative Cities, che porterà a Carrara rappresentanti delle istituzioni ed esperti nel settore dell'arte, artigianato, architettura, economia e comunicazione, provenienti dalle 11 città creative UNESCO in Italia, ovvero Alba, Bergamo, Parma, Biella, Carrara, Fabriano, Bologna, Pesaro, Milano, Roma e Torino. Per discutere sul tema della rigenerazione urbana e della rinascita dei centri storici post pandemia, mettendo al centro della riflessione l'artigianato, l'artista, il saper fare e la creatività. La Commissione della Mobilità dell'Automobile Club Massa Carrara, presieduta dalla dottoressa Mirka Pollina, ha avviato presso le istituzioni scolastiche e le associazioni la programmazione delle iniziative dedicate all'educazione stradale e alla mobilità sostenibile. I progetti saranno proposti alle scuole, sia primarie che superiori, della nostra provincia. Sono stati riaperti i termini per l'adesione alla consulta delle politiche giovanili del Comune di Carrara. È stato stabilito che fin dal prossimo 31 ottobre potranno essere presentate le domande finalizzate alla selezione di 6 rappresentanti del mondo dei giovani lavoratori, 6 ragazzi inoccupati, 6 studenti universitari. Tutti dovranno essere residenti nel Comune di Carrara e con età massima 23 anni. La domanda potrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo comune.carrara@postecert.it oppure spedita tramite raccomandata indirizzata al dirigente del settore attività produttive, cultura e biblioteca, servizi educativi e scolastici, Comune di Carrara, Piazza 2 Giugno, Carrara, o ancora consegnata all'ufficio protocollo del Comune di Carrara, sempre in Piazza 2 Giugno, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. La documentazione è scaricabile sul sito del Comune all'indirizzo comune.carrara.ms.it. Vediamo a chi avete fatto gli auguri questa sera.
L'ospedale Napoane di Massa aderisce all'Open Day dedicato all'aneurisma dell'aorta addominale, che si svolgerà il prossimo mercoledì 29 settembre. Il NOA, che aderisce al network Bollini Rosa, offrirà gratuitamente alla popolazione visite, consulenze e colloqui in presenza dalle 15 alle 18.30 all'ambulatorio di chirurgia vascolare. La prenotazione però è obbligatoria telefonando al numero 0585 498266 lunedì 27 e martedì 28 settembre dalle 9 alle 12.30. I servizi offerti dagli ospedali, compreso quello di Massa, sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it, dove sarà possibile visualizzare l'elenco dei centri aderenti con l'indicazione su orari e modalità di prenotazione. Due medici di famiglia del territorio di Massa Montignoso andranno in pensione dalla prossima settimana. A partire da mercoledì prossimo sarà il dottor Carlo Manfredi, mentre giovedì la dottoressa Francesca Lenzi. Gli assistiti del dottor Manfredi e della dottoressa Lenzi dovranno pertanto effettuare il cambio del loro medico di famiglia. L'azienda USL Toscana Nordovest ha ricordato che è possibile effettuare la scelta del medico o pediatra dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli. E adesso lo sguardo, come di consueto, in chiusura alle condizioni del tempo. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni meteo per giovedì 23 settembre. Prevalenza di sereno, temperature rialzo, venti deboli o moderati, mare poco mosso. Venerdì 24, sereno al mattino, peggioramento al pomeriggio, temperature stazionarie, venti deboli e mare poco mosso. Tendenza giorni successivi, cielo nuvoloso, temperature stazionarie, venti moderati, mare mosso. Per aggiornamenti visitare il sito www.meteopuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo. Non ci sono altre notizie per questa sera. Grazie per averci seguito. Vi auguro una buona serata. Appuntamento domani. Arrivederci.